Era un modo per essere ancora più sorprendente. Sapeva che stupire, stupirsi, voleva dire essere vivi. Essere vivi era la cosa più importante di tutte, no? È come se Francesco avesse attraversato un percorso che comprendesse tutte le possibilità per un uomo dell'epoca. Siamo nel XII secolo d.C., nel Medioevo, ma in un Medioevo molto particolare. La stessa definizione di Medioevo è puramente e poveramente concettuale, nel senso che si parla di mille anni in cui è successo di tutto, no? Allora, quando noi parliamo di Medioevo pensiamo al feudalesimo, pensiamo ai monaci, pensiamo ai cavalieri, ma il Medioevo di San Francesco, che è chiamato anche pre-rinascimento, era un mondo in assoluta mutazione, in trasformazione, no? Tra l'altro Medioevo significa età di mezzo, di passaggio. Prima c'era un mondo che era quello classico, che poi non c'è stato più dopo il crollo di Roma, e poi convenzionalmente nel 1492 è iniziato l'evo moderno, no? Quindi tra l'antico e il moderno c'è questa cosa che sta in mezzo, come se non fosse definita, no? E credo che con delle caratteristiche completamente diverse anche il nostro è un Medioevo, nel senso che è un'epoca di passaggio tra qualcosa che c'è stata prima e qualcosa che deve venire, che non conosciamo ancora. Nel periodo in cui visse San Francesco erano fortissimi i movimenti millenaristi, si aspettava che arrivasse la fine del mondo, proprio perché c'era la percezione che tutto stesse cambiando, e in effetti tutto stava cambiando, no? Ora, quando ci sono dei grandi cambiamenti, la prima reazione umana è la paura, no? Quindi chi ha paura dell'uomo nero, ha paura chi è spaventato dal nuovo, dal diverso, no? E sicuramente San Francesco e il suo mondo hanno dovuto affrontare questo nuovo che stava arrivando. Una delle novità di quel periodo e di cui Francesco è stato protagonista era l'emergere di una nuova, oggi diremmo, classe sociale, no? Nel Medioevo prima, in quello che noi chiamiamo Medioevo, c'erano i cavalieri, gli uomini di chiesa e i contadini, i servi della gleba. Che cosa succede? Che alcune persone molto intraprendenti che iniziano a viaggiare attraverso i loro commerci, senza essere nobili, si arricchiscono, no? È quella che poi sarebbe diventata la borghesia, appunto. Francesco era figlio di un ricco mercante di stoffe che faceva avanti e indietro dalla Francia, ed era talmente innamorato della Francia che decise di cambiare nome a suo figlio, no? Perché Francesco si chiamava Giovanni, è stato il padre a chiamarlo Francesco in onore appunto della Francia. Il padre si stava arricchendo sempre di più, la sua famiglia si arricchiva sempre di più, e il desiderio del padre era che il figlio continuasse il suo mestiere, anche perché era un mestiere promettente, ma il figlio era sempre costantemente turbato, era strano, e come vi ho detto prima in quelle poche righe,
profondamente inquieto, no? A un certo punto decide che vuole fare il cavaliere e sente che c'è una spedizione strana organizzata nel sud Italia, parte, ma poi decide di tornare indietro e poi c'è una lotta tra Assisi e Siena, viene catturato, finisce in carcere, ritorna a fare il mercante, ma non gli piace farlo, lo fa in un modo molto strano, cioè si veste in modo tutto colorato e si comporta in modo strano, cioè lavora al contrario, invece di cercare di guadagnare, la legge del profitto, appunto tipica del mercante, regala le cose, no? Quindi e subito ad Assisi gira la voce di questo personaggio che era considerato un po' scemo, appunto, no? Non era ortodosso, perché non si capiva che cosa volesse. Amava le feste, amava i grandi festeggiamenti, gli piacevano le donne, al contempo però ogni tanto si rabbuiava ed era come se cercasse qualcos'altro, no? A un certo punto c'è il momento della sua conversione e la conversione viene vissuta come distacco da qualcosa per acquisire tutto, no? Qual è l'atto che fa Francesco? Rovesciare completamente la logica in cui tutti viviamo, no? Cioè tutti noi abbiamo delle cose, degli affetti, delle memorie, dei ricordi, dei desideri. Francesco abbandona tutte queste cose per abbracciare tutto quanto, il cosmo intero, e questo è anche il senso poi del riferimento a San Francesco nell'enciclica di Papa Francesco. Il suo diventa uno sposalizio con il mondo intero, con ogni cosa. A questo punto non esiste più la paura, non esiste più l'uomo nero, perché nel momento in cui tu decidi e senti di amare tutto, tutto è veramente tutto, la luce è tutta la luce del mondo, è tutto il mondo. Negli anni in cui Francesco era giovane c'erano le crociate, quindi c'era questa concezione che in qualche modo sta tornando violentemente oggi, no? di un mondo luminoso, ma che in realtà non si percepisce più come tale, o comunque di un mondo civilizzato e poi di un mondo oscuro, insomma. Le crociate che dovevano andare a liberare la Terra Santa dall'infedele, no? E quindi questo che cosa significa? Guerra, una parte contro l'altra. La guerra della luce contro il buio. Ciascuna delle due parti si ritiene luce e attribuisce il buio all'altra. Funziona sempre così, no? In qualunque gioco, prendendo l'esempio dell'uomo nero, la cosa funziona quando l'uomo nero è l'altro. Io sono l'uomo bianco e l'altro è l'uomo nero, ma per l'altro sono io l'uomo nero o sono io il male, no? Ecco, allora in questo gioco di opposizione, che è il male, no? Il male in quanto accettazione del conflitto, San Francesco si libera completamente del conflitto, si libera dallo stare dalla parte giusta, sta e basta.
in una delle scene più famose della sua vita, che poi magari vi leggo, di fronte al padre che si lamentava del suo comportamento incomprensibile, del fatto che dissipasse i soldi e del fatto che si comportasse in modo strano, si spoglia completamente nudo, e questo c'è anche il ritratto bellissimo che ha fatto Giotto di questa scena, e gli consegna tutto, no? Quindi perdendo tutto acquisisce tutto, no? Si scioglie nel mondo. Non è un caso che Assisi sia il centro mondiale del ecumenismo, cioè dove tutte le religioni si incontrano. È molto bello che nell'ultima enciclica di questo Papa siano citati come testimoni rispetto alla sensibilità che dobbiamo avere nei confronti della terra, il patriarca ortodosso Bartolomeo, i Sufi, che sono la corrente più spirituale dell'Islam, e i testi sacri degli Hindù, no? Perché poi alla fine, se andiamo a vedere nel cuore delle religioni, ci sta sempre la stessa ricerca di un traguardo, che è quello della luce interiore, e che ciascuno trova nel suo percorso, e questo lo può fare se accetta che anche gli altri facciano il suo percorso e che anzi siano un contributo, un confronto e un arricchimento, no? Quindi lo sbaglio, il delirio, ma direi proprio anche semplicemente lo sbaglio dell'uomo nero, è il non rendersi conto che l'uomo nero non c'è, o se c'è, c'è soltanto come parte di noi, come proiezione delle nostre paure verso quello che non conosciamo, no? Siccome non sappiamo cos'è, allora ci fa paura, è diverso da noi, no? Ha a che fare quasi con la matematica. A è uguale A, io sono A e so che cos'è A, B è un'altra cosa e non so cos'è e ne ho paura, no? Quindi chi sono questi che arrivano? Chi sono quelli che sono diversi da me? Mentre ci sono le crociate, anche San Francesco decide di partire per le crociate, ma le testimonianze storiche che ci restano sono molto bizzarre, nel senso che ci sono proprio documenti locali medio orientali che ci riportano questo fatto. San Francesco chiede di parlare con un sultano islamico, si confrontano e a un certo punto il sultano non vuole più mandarlo via, vuole tenerlo lì, no? Perché quindi è qualcosa di completamente diverso dalle crociate tradizionali. I crociati massacrano i musulmani massacrano i crociati. San Francesco e i musulmani mettono in comune il loro amore per la vita, che è comune perché è lo stesso ma semplicemente espresso in forma diversa, e lì nasce l'ecumenismo di San Francesco. Adesso mi è partito questo discorso, mi ero segnato tutta una serie di cose da leggervi. C'è un'altra cosa che sta alla base di questo libro. Questo libro nasce da due innamoramenti. Uno è appunto per la figura di San Francesco, che per me è stato un innamoramento letterario, innanzitutto, perché
Durante il liceo mi è capitato di leggere I fioretti di San Francesco, questo testo anonimo del 1200, e l'ho trovato di una bellezza, di una semplicità, malgrado il linguaggio per noi sia un po' ostico perché è comunque di 800 anni fa, e l'ho trovato ricco di una cosa di cui forse oggi abbiamo veramente molto, molto bisogno e che è lontana da noi, che è la grazia, cioè un testo pieno di grazia. E quindi scrivendo questo libro volevo testimoniare la grazia, ma un'altra cosa anche volevo testimoniare, che è lo stupore, la capacità di stupirsi e di meravigliarsi. Noi pensiamo il Medioevo generalmente come un periodo oscuro, buio, e in qualche modo lo era, nel senso che non c'era l'illuminazione elettrica, nel senso che faceva freddo, nel senso che capitare nelle mani di un chirurgo del 1100 forse non era il massimo della vita, ma c'era una cosa più prossima alla morte, appunto, che non alla vita, ma c'era una grande capacità di immaginare che noi abbiamo e stiamo completamente perdendo, no? Papa Francesco nella sua enciclica continua a martellare sul fatto che vengono prima le persone che non i numeri, no? Cioè io fino a una ventina di anni fa, se compravo un quotidiano non compravo solo il Sole 24 Ore, oggi compro solo il Sole 24 Ore, nel senso che leggo è aumentato il deficit del 3,2, il PIL è salito al 4,5, cioè numeri, finanza, economia. La cultura umanistica, la cultura, possiamo dire anche la religiosità, la spiritualità, sono spinti fuori, ai margini estremi, e come dire, questo ci porta a un cinismo, un finto senso di superiorità, di sicurezza. Io incontro sempre più persone che sanno come vanno le cose, no? Oppure appunto sono tutti ladri, è come se vivessimo in un mondo che ha perso qualunque forma di poesia, che non sia assoluto e immediato consumo. È come se fossimo in grado di consumare qualunque cosa senza capirci niente e senza trarne niente, no? C'è un verso di una poesia molto, molto bella di un grande poeta, che è Paul Éluard, che dice: ciò che è stato compreso non esiste più, no? Appunto perché è stato compreso, è stato in qualche modo finito. A noi sembra di aver capito di aver capito come vanno le cose, no? E in questo abbiamo un deficit di immaginazione proprio spaventoso. Nel Medioevo, e questo forse davvero in tutto il Medioevo, tutto era simbolico, tutto rimandava ad altro. Un albero era un segno delle stelle, le stelle erano il segno del destino, e tutto quanto rimandava a Dio, all'unità, alla luce, no? Adesso noi sappiamo benissimo classificare la maggior parte degli animali che ci stanno sulla terra e che stiamo allegramente sterminando. Nel Medioevo si sapeva molto poco degli animali, e però si sapeva molto della relazione che ha l'essere vivente con la terra, con il mondo, con gli elementi, e questo dava una forma di ricchezza interiore grandissima che noi abbiamo perso. Non so se a qualcuno di voi è capitato di leggere un bestiario medievale, no? Sono dei testi bellissimi, e per descrivere
o per raffigurare lo spirito dell'uomo medievale, ho raccontato un po' di storie medievali sugli animali, no? Ad esempio, un uomo del 1100, che cosa pensava che fosse, mi aiuti, che vissuto? Sorella acqua su sorella carta. Cioè, a noi si chiedono che cos'è un'ostrica, credo che no, è un mollusco con dentro una cosa, secondo molta gente buona, secondo altri così così, altri schifoso, ogni tanto si trova la perla. E adesso vi racconto una descrizione medievale dell'ostrica, no? Allora, il libro si fonda sulla narrazione che fa dello zio questo nipotino Piccardo. Questo è un escamotage mio, perché una notte, fugando in documenti notarili di Assisi del XII secolo, no? Quindi capite che c'è gente che sta veramente male, perché ci sono delle persone che di notte fugano tra i documenti notarili di Assisi del XII secolo. Fortuna che ce ne sta ancora qualcuno. Ma in fondo sì, dai. Era una battuta autogratificata. Ho scoperto che il figlio del fratello di San Francesco si era opposto alla vendita di una piccola cappella dove lo zio andava a pregare, e che una panetteria voleva acquistare per allargare la sua attività. Quindi si parla di questo Piccardo di Bernardone, di cui non sappiamo nulla se non che era il figlio del fratello di San Francesco. Però questo mi permetteva di avere la figura storica di un ragazzino realmente esistito, e che aveva a che fare con quest'uomo che non è il santo patrono d'Italia, ma era lo zio fuori di testa, un uomo molto strano, molto, no? E qua mi immagino Piccardo che prima di dormire si fa raccontare dalla mamma le storie degli animali, ma le storie degli animali così appunto come venivano realmente concepite nel Medioevo. E quindi l'ostrica. Fin da piccolissimo Piccardo amava tra tutte le storie quelle della palla di pipì di luce del sole, e sempre tornava a farsela raccontare. Storia secondo la quale, e non c'era motivo alcuno di dubitare che fosse vera, l'ostrica è un pesce di una timidezza speciale, e per questo vive chiusa all'interno di una conchiglia che la ospita, quale piccolo eremo nel fondo del mare. E dentro la conchiglia è buio, e l'ostrica non resiste così per tutta la vita, perché ogni creatura ha un disperato bisogno della luce del sole, che è il riflesso imperioso del nostro Signore, e muove il mondo e le stelle, e l'ostrica lo sa, e per questo a volte fugge dal suo stesso carcere, e abbandonata la conchiglia sale dalle profondità del mare e affiora in superficie, dove si ubriaca di luce, la beve, ed ebbra di chiarore, si rimerge negli abissi e torna a chiudersi nella conchiglia e dorme, e con tutta la luce che ha bevuto fa la pipì, che è pipì di luce, è una palla di pipì di luce del sole che si chiama perla. E io l'avevo trovata bellissima questa storia, no? Dice, no, è una scemenza, è una fiaba, non è così. È una simbologia, è un'allegoria bellissima in realtà del mondo, no? Un mondo che era capace di stupirsi. Inizio il libro così. Nel Medioevo tutto era stupendo, nel senso che era pieno di stupore, e c'erano i miracoli, e le cose non erano semplicemente cose, e l'acqua non era acqua solamente, e il cielo era un po' più del cielo.
Tutto recava il segno di antiche battaglie. Il male e il bene andavano alla guerra. C'era un torneo infinito che le stelle guardavano dall'alto dei cieli, che sapevano i segreti oscuri delle persone. I loro cuori erano come libri aperti. E ovunque c'erano demoni e santi, e strane apparizioni portavano esempio di un mondo a venire. E sempre tutto stava per finire, e ogni giorno da capo incominciava, come se fosse la prima volta. E il sole battagliava con il buio, e la gente pregava che vincesse il sole, e risplendesse per un giorno ancora, e dopo un altro, fino all'esaurimento della lotta. Nel Medioevo l'uomo era l'immagine di Dio, ma tutto attorno c'era il mondo e lui si rifletteva, e in quel mistero gli angeli si specchiavano negli occhi degli uomini, e gli occhi degli uomini erano pieni d'universo. Ovunque una foresta era strapiena di simboli e traboccava, luminosa, di storie, di ombre, a segnarne i confini, che lo sguardo di Dio rendeva alterne quando si poneva su di esse per dissiparle e per farle vergognare. Ogni cosa era un libro e tutti erano capaci di leggerlo. Nelle cortecce degli alberi c'erano le storie dei cavalieri che, ad esempio, improvvisamente, stregati dalla luna, diventavano alberi che facevano strani frutti, i rami volti al cielo, e spesso quella era l'origine del mondo, ma anche qualcos'altro, buono da mangiare o mortale, mentre differenze e somiglianze facevano a gara a infittirsi clamorosamente, con la furia dei tuoni e l'esuberanza delle saette, con i segni innumerevoli del cielo, le onde che schiumose si schiantavano sulle rocce, a frustarne la vanità di pietra, mentre si muoveva nelle coordinate di tutto. La geometria degli animali erano costellazioni, e i pianeti sussurravano il futuro, mentre lo intessevano sui propositi dei pellegrini, inventando le strade e il loro ritmo infinito. Era bello incominciare una storia che dagli occhi di una donna, dagli inizi del tempo, sempre provava a dipanarsi, intrecciando sguardi e generazioni a venire, nel respiro audace del limite che ogni volta cadendo si spostava, generando orizzonti e leggende, pericolose e fiere e morbide, e immortali, come cadute dell'anima, per sempre anima, amore, si chiamava amore. I suoni erano differenti, avevano come una specie di richiamo a quello che era contiguo a loro, così che tutti poi si contagiassero, c'erano in una febbre di colori e luci, come fosse una musica dentro le montagne, di alberi, di gocce che cadevano dal cielo. Il dentro dei pistilli era innocente, difficile, è difficile spiegarlo dopo secoli, ma soprattutto nel Medioevo c'erano e c'erano davvero i miracoli, esattamente come ora c'è Google. Immaginatevi di andare da un uomo del Medioevo a spiegare Google, è come per noi capire i miracoli. E se tu parlavi a un lupo ti capiva, ma lo dovevi fare con amore, con quell'amore che c'è ovunque e scioglie la luce in ogni cosa, incominciando il senso di una storia, storia dopo storia, la nostra storia. È veramente difficile spiegarlo dopo secoli. Questo è l'inizio del libro. In effetti noi usiamo delle sostanze stupefacenti per stupefarci, no? Ed è interessante che sono delle sostanze stupefacenti. Nel Medioevo erano già stupefatti completamente, naturalmente guardando l'alba, guardando il cielo che era pieno di demoni, di spiriti e di, no? Questo appunto non vuol dire che la vita nel Medioevo fosse migliore, come dicevo prima, poi anche se San Francesco è morto a poco più di 40 anni, c'erano malattie tremende, ma sicuramente c'era una vita molto intensa, molto vissuta, ricca di simboli, di fantasie e appunto, ripeto e chiuso, di immaginazione, quella che stiamo completamente perdendo.
Senti, volevo chiederti la figura di Chiara nella vita di San Francesco, che cosa ha rappresentato? Prima di scrivere questo libro ho letto un po' di testi per documentarmi, no? E ho beccato un saggio che era una raccolta di tutte le varie interpretazioni degli storici del Novecento sul rapporto tra Santa Chiara e Francesco, no? Quindi c'era la famosa storica tedesca che dimostrava che assolutamente, secondo tutta la simbologia medievale, un uomo, un giovane uomo e una giovane donna che si incontrano di notte in una foresta vuole dire una cosa sola, quindi ok. Poi c'era quell'altro studioso, no, che leggeva invece la cosa in una chiave più psicanalitica, cioè psicanalizzava le due figure e diceva che Chiara era, tra virgolette, normale, no? E voleva fidanzarsi, ma San Francesco era pazzo e quindi il loro rapporto non c'è mai stato. E non... Poi un altro storico invece diceva no, ma da quel passo della biografia di Tommaso da Celano, uno dei primi, il primo biografo di San Francesco, si capisce che si sono baciati almeno una volta, no? E a metà di questo libro, tipo di 700 pagine, ho detto ma sto leggendo gossip, cioè sto leggendo novella 2000, sto leggendo il libro di storia, cioè nel senso che sembrava che veramente la questione fosse, penso che il rapporto tra Chiara e Francesco sia stato semplicemente quello che è evidente che fosse, cioè questo amore che si incontra scorrendo parallelo verso la luce e verso il cielo. Se noi immaginiamo gli incontri tra le persone, no? Cioè ci sono due linee che si intersecano, no? In un punto, e quello è il momento dell'incontro, inevitabilmente poi divergono, vanno da un'altra parte, ma se due linee viaggiano parallele senza incontrarsi mai, no? Viaggiano all'infinito, in questa fuga che Chiara era nobile, di una delle famiglie più nobili di Assisi, e la grande preoccupazione della sua famiglia era quella di sposarla a una famiglia altrettanto nobile, no? In tutte le fonti originarie Chiara viene definita pulcherrima, che in latino vuol dire bellissima. Edoardo Sanguinetti, che è stato uno dei più grandi intellettuali di fine Novecento, diceva: se volessimo usare un linguaggio molto concreto attuale, potremmo tradurre pulcherrima con strafiga. Che è... Mentre San Francesco sappiamo da tutta l'iconologia che era bruttino, piccolino, tutto torvo, tutto... Francesca sente la potenza. Francesca non esiste. Un'altra storia, cioè quello di Paolo è un'altra bella storia, ma Chiara sente la grandezza di Francesco e fa questa cosa completamente folle per una ragazza del Medioevo. Scappa di notte, attraversa tutta la città, va nel bosco dove l'attendono Francesco e gli altri frati, e
diventa in qualche modo francescana, no? Separandosi, fondando l'ordine delle Clarisse, c'è una lettera famosa che ci è rimasta, in cui Chiara si lamenta con Francesco del fatto che non va mai a trovarle, parlando al plurale, e Francesco risponde che non conviene mettere la paglia vicino al fuoco, no? Quindi credo che da questa frase si capisce che si amassero, no? Perché il significato di quel mettere la paglia vicino al fuoco è abbastanza evidente. Una bella cosa, perché tutto l'amore comprende anche quell'amore. Comunque, cioè, sembra un po' l'ultima tentazione di Cristo di Scorsese, no? Cioè, prima della passione Gesù pensa: ma se, no, appunto, mi sposassi con Maria Maddalena e avessi una famiglia e fosse una persona felice, normale, ma appunto non sarebbe stato Gesù Cristo. Se noi dopo 800 anni ancora siamo qua a raccontarci e a stupirci dell'amore di Chiara e di Francesco, proprio perché è stato sorprendente, stupefacente, unico e sconvolgente, no? Proprio stupefacente nella vita e nella storia, che non si è mai smesso di raccontare. Quando io ho presentato per la prima volta questo libro, l'ho fatto davanti a 5.000 persone, perché si è offerto, erano un po' più di voi, si era offerto uno che si era appassionato del libro di presentarlo con me, Giovanotti, dicendo: no, vengo io a presentarlo ad Assisi, no? E l'abbiamo fatto proprio fuori dalla Basilica, e c'era un sacco di giovani che erano lì, forse più per Giovanotti che per San Francesco e che per il mio libro, ma ok. Ho dormito lì in albergo, e la mattina dopo sono andato nella Basilica sotto, dove c'è la cappella, con, no? E non so quanto ci sia di mistico, di autosuggestione, ma nemmeno mi interessa tanto. Cioè, in quel posto, dove tra l'altro c'è l'esercizio della preghiera perpetua, che significa che c'è sempre qualcuno che prega per San Francesco, no? Sono andato alle 6 del mattino, mi hanno consigliato i frati per evitare le masse di turisti e il casino, e ho sentito un'energia, una intensità, una forza veramente sconvolgente, no? Io ho pensato: effettivamente questo uomo che è morto 800 anni fa ha una forza, una energia, una potenza, una presenza che è molto più forte della maggior parte delle persone che sono vive adesso. Cioè, sento più energia in lui che è lì in avanzi, forse, che non in me, no? Questo ha anche a che fare col fatto della luce, buio, vita e morte, no? Cioè, in qualche modo San Francesco è oggettivamente andato oltre la morte, anche perché 800 anni dopo c'è ancora, siamo qua a parlarne, a viverne. C'è il capo della più grossa religione del mondo che ne ha preso il nome per farne un simbolo e per cambiare in qualche modo il mondo, e quindi tutta la luce del mondo non è altro che il gesto di un abbraccio, che sia un abbraccio incondizionato verso tutto, anche innanzitutto verso il nemico, fino a capire che questo nemico non c'è. Quindi chi ha paura dell'uomo nero ha paura di se stesso,
ed è quella la paura che deve essere superata.